Valgono 130 milioni di euro le eccellenze agroalimentari della Toscana, che può vantare ben 16 DOP e 15 IGP, che la piazzano al primo posto insieme al Veneto per numero di riconoscimenti, 31 prodotti unici che saranno i protagonisti della prima edizione di By Food Toscana, una vetrina internazionale per i prodotti DOP, IGP e agriqualità toscani, che si terrà venerdì 7 giugno al Santa Maria della Scala di Siena. Noi siamo convinti di poter trovare risposte positive, non solo sicuramente dall'apprezzamento che le aziende riceveranno dai buyer di tutto il mondo, ma sicuramente un apprezzamento perché le produzioni di grande qualità toscane hanno diciamo un'essenza, un sentimento, una profondità a livello internazionale importante, e noi le dobbiamo rappresentare al meglio. A By Food sono attesi oltre 50 buyer da tutto il mondo, di cui una ventina da paesi extraeuropei come l'Australia, la Russia e il Brasile, che potranno così conoscere i prodotti delle 50 aziende toscane presenti a Siena, insieme ai rappresentanti di 16 fra consorzi e associazioni di tutela. In questo nuovo evento che faremo in Toscana, partendo da quella che è stata l'esperienza di By Wine, abbiamo voluto seguire e lanciare un prodotto dedicato al food, partendo da quello che è tutto quel prodotto certificato che riconosce alla Toscana una grande qualità. Siamo andati all'estero per capire quali erano le possibilità di promuovere questo evento e, sorprendendoci, ma fino a un certo punto, ci siamo resi conto che immediatamente c'era una risposta da parte del mercato. Tra i prodotti toscani che si presenteranno al Santa Maria della Scala c'è il pecorino delle Balze Volterrane DOP e il pecorino toscano DOP, ma anche l'olio extravergine di oliva toscano IGP, i cantuccini toscani IGP, il pane toscano DOP, il marrone del Mugello IGP e ovviamente le eccellenze senesi come i ricciarelli di Siena IGP e la cinta senese DOP. Siamo contenti che anche la Toscana abbia per la prima volta, credo in Italia, fatto un'iniziativa ad hoc per i prodotti DOP e IGP. Ci sono grandi potenzialità, grandi richieste, il brand Toscana soprattutto nel food è richiesto nel mondo, dobbiamo avere la capacità di aggregarsi e saper vendere all'estero. Credo che l'iniziativa del By Food a Siena rappresenti un momento in cui forse dobbiamo vedere tutti insieme se siamo in grado di fare un paniere, perché un conto è vendere il vino, che è un prodotto di una filiera omogenea, un conto è vendere tanti piccoli prodotti come sono quelli toscani, e credo che questo momento possa servire anche alle aziende per capire come si possono mettere insieme e affrontare i mercati.